già si sta battendo per riportare nel dibattito politico un tema che sembra scomparso. Sì, diciamo che la Commissione Cultura è abbastanza ampia, abbraccia dai beni culturali alla scuola, in realtà l'istruzione in generale, università, ricerca e l'editoria. Il tema cultura sì, è ragionissima, spesso scompare dal dibattito, vediamo anche dall'ultima legge di bilancio di questo governo in cui assolutamente non è stato dato l'importanza che meriterebbe questo argomento, soprattutto nel nostro paese. E una spicciolata sia di articoli che di investimenti economici ha caratterizzato questa prima manovra del governo a guida Meloni, solo una ventina di milioni di euro, e hanno iniziato poi a smantellare un po' anche alcune misure, ricordiamo per esempio la 18app. Poi c'è una classica, purtroppo non in attesa, visione di destra, ovviamente nell'azione che stanno portando avanti, e anche la cultura sembra diventare per pochi. Vediamo ad esempio l'ultimo caso della proposta dell'aumento dei biglietti degli Uffizi, ritorno sulla questione della 18app, insomma anche la cultura, così come purtroppo sembra anche l'istruzione, per questo governo rientra tra pochi. Infatti ricordiamo che ci sono stati tagli sull'istruzione pubblica a favore di quella paritaria, di quella privata, quasi nulli gli investimenti su università se non quelli derivanti dal PNRR, insomma purtroppo la cultura non è al centro di questa azione di governo. Sembra un alibi il fatto che ci sia una crisi oggettiva sul piano economico, ma non si riesce a capire che la cultura fa anche economia. Vabbè, è nota la frase per cui con la cultura non si mangia. In realtà proprio nel nostro paese dovrebbe essere ben chiaro l'opposto, lo dicevamo prima. Siamo uno dei paesi in Europa con il maggior patrimonio nell'ambito dei beni culturali, e ovviamente sfruttarlo anche magari con idee innovative può creare lavoro. Personalmente ad esempio vengo da un mondo di start-up prima di questa esperienza, in cui da informatici, quindi anche magari una cosa che può sembrare estranea alla cultura, invece avevamo creato un modello di business proprio per l'innovazione all'interno dei musei, e quindi è proprio vero, in realtà con la cultura si può lavorare, soprattutto nel nostro paese, ma c'è bisogno di un'apertura mentale che purtroppo all'interno di questo governo stento a vedere.